Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, continuando la nostra carrellata, attraverso tutte le correnti più importanti che hanno reso la psicologia così famosa e così importante come scienza, andremo ad analizzare il costruttivismo. Costruttivismo che vede la luce intorno alla metà degli anni 50 grazie a un grandissimo psicologo statunitense, George Kelly, che parte dal presupposto che ci sono molteplici modalità alternative per interpretare la realtà che ci circonda e che sono tutte ugualmente valide. E questo è proprio il paradigma del costruttivismo. Il termine costruttivismo deriva da una concezione filosofica secondo la quale la realtà conosciuta non precede la conoscenza, ma anzi viene costruita o ricostruita dal soggetto conoscente, cioè dal soggetto che la percepisce. Quindi la realtà non è un qualcosa di oggettivamente dato, ma si esplica proprio nel binomio soggetto e percezione, conoscenza del mondo, cioè il soggetto attivamente percepisce e costruisce la sua realtà. Quindi la realtà, dipendendo dal soggetto che la sperimenta, che la costruisce in maniera attiva, non è un qualcosa di oggettivamente valido e oggettivamente uguale per tutti, ma ripeto, è la costruzione di ciascuno di noi che sperimenta e costruisce, appunto, sperimentando la propria realtà. Al giorno d'oggi questa posizione ci potrebbe sembrare abbastanza scontata, però se immaginiamo il periodo in cui nasce, quindi intorno alla metà degli anni 50, quando c'erano altre correnti che dominavano il pensiero psicologico, pensiamo ad esempio al comportamentismo, dove il soggetto non aveva assolutamente un ruolo attivo, ma era semplicemente rispondente al binomio stimolo-risposta e quindi sottoposto ad uno stimolo reagiva in qualche modo, Kelly contrappone invece questa visione di uomo visto come scienziato e quindi come persona che sperimenta in prima persona la propria realtà. L'uomo viene visto da Kelly come motivato a conoscere il mondo, a crearsi dei significati, a dare dei significati a ciò che sperimenta, a ciò che osserva, eccetera, e quindi lo fa in maniera attiva, come appunto uno scienziato. Partendo da questi presupposti, George Kelly elabora la sua teoria più famosa, la teoria dei costrutti personali, secondo la quale ognuno di noi, tutti Tutte le persone non conoscono il mondo in modo diretto, ma semplicemente attraverso le immagini che si creano. In base a questo, come accennavo prima, Kelly vede l'uomo come uno scienziato che continuamente costruisce e modifica attraverso le esperienze, le sue conoscenze e le sue ipotesi. Cosa sono quindi questi costrutti? Altro non sono che delle mappe mentali della realtà insieme ai propri opposti. Questo perché Kelly ci dice che per conoscere qualcosa bisogna anche capire cosa non è quella cosa. E quindi, ad esempio, se noi proviamo gioia per qualcosa, non è detto che un'altra persona possa interpretare quel gesto o quella cosa per cui noi proviamo gioia allo stesso modo. Ciò infatti dipenderà dalla personale interpretazione che noi diamo allo stare bene o allo stare male rispetto a uno stato emotivo. In altre parole, questa teoria dei costrutti personali ci suggerisce come le persone sviluppano questi costrutti personali proprio per capire e dare una spiegazione a come funziona il mondo. In pratica, grazie a questi costrutti personali, ognuno di noi è in grado di dare un senso, una spiegazione a ciò che si osserva e a ciò che si sperimenta tutti i giorni. Quando nasce questa prospettiva costruttivista, grazie a Kelly appunto negli anni 50, si contrappone a quelle che erano le teorie più importanti del tempo, come abbiamo accennato prima, già al comportamentismo, ma anche a quelle psicodinamiche, quindi alla psicoanalisi. Questo perché Kelly vedeva le persone creatrici attive della propria realtà, al contrario invece di queste correnti che lasciavano poco spazio all'attività dell'essere umano. Kelly infatti ci dice che l'essere umano, fin da quando nasce, durante tutto il percorso della sua vita, tende a sviluppare questi costrutti personali, che poi altro non sono che rappresentazioni mentali che utilizziamo per dare spiegazioni, ripeto, a quella che è la realtà circostante, a ciò che sperimentiamo. E quindi si basano principalmente su quelle che sono le nostre osservazioni del mondo, su quelle che sono le nostre esperienze personali del mondo. Al contrario di quello che dicevano i comportamentisti, ad esempio, che vedevano il soggetto come un essere passivo che subiva ed era condizionato a determinati comportamenti in base ai premi, in base a delle punizioni, in base a dei rinforzi. Oppure per quanto riguarda la psicanalisi, che vedeva l'uomo sempre dominato dai suoi desideri inconsapevoli o dalle sue esperienze infantili. E quindi Kelly invece dà un ruolo attivo alle persone che interpretano la propria realtà in maniera attiva e in base alle esperienze che fanno.
fanno. Kelly ci dice in pratica che durante tutta la vita noi facciamo continuamente degli esperimenti per mettere alla prova le nostre credenze, le nostre osservazioni e le nostre percezioni. Nel momento in cui gli esperimenti che facciamo funzionano e ci portano ad un risultato, allora noi rafforziamo quelle che sono le nostre posizioni attuali. Altrimenti, se così non fosse, possiamo anche ridefinire quelle che sono le nostre posizioni attuali e anche cambiarle. Kelly sostiene anche il fatto che tutte le cose, tutti gli eventi che possono succedere possono essere soggetti a molteplici interpretazioni. E quindi, essendo molteplici appunto gli eventi, le cose che ci possono capitare, possiamo anche scegliere la costruzione che più si addice per interpretare quel determinato fenomeno. Come usiamo questi costrutti? Kelly ci dice che, come dicevo prima, ci muoviamo un po' come uno scienziato e quindi facendo delle ipotesi e tentando di dimostrare queste ipotesi. Il primo punto è quello di farsi una domanda, farsi un'ipotesi per poi provare a dimostrarla. Poi l'ipotesi che abbiamo fatto si verificherà. Possiamo mantenere quel costrutto per eventi futuri simili, altrimenti saremo costretti a elaborare un cambiamento. Nel momento in cui non si dovesse verificare l'ipotesi, Kelly ci dice che ci possiamo muovere in tre modi. Il primo è quello di riconsiderare come e quando applicare il costrutto. Il secondo è alterare questo costrutto. Il terzo è abbandonarlo del tutto. La terza possibilità, che è quella di abbandonare del tutto il costrutto, però Kelly ci dice di prenderla in esame solo all'ultimo, in quanto ci dice che la ricorrenza di un evento svolge un ruolo importante all'interno della teoria dei costrutti. L'iniziatore di questa corrente, come abbiamo detto, è considerato Kelly, ma poi ce ne sono stati tantissimi altri, da cui possiamo citare Mead, Piaget, Vygotsky e Vaslavic. Riassumendo quali sono i punti salienti di questa teoria, possiamo dire che quindi la realtà non è interpretabile in maniera oggettiva, ma essendo ognuno di noi artefice della propria interpretazione, è meramente personale. La realtà quindi se la costruisce ognuno di noi facendo esperienza di essa e poi costruisce delle mappe cognitive che ci servono proprio per dare un senso, un significato, un'interpretazione alla realtà stessa. Quindi noi in pratica conosciamo il mondo attraverso una costruzione di concetti e categorie che lo organizzano. In parte poi le adattiamo queste categorie e questi concetti per renderli diciamo compatibili a quelle degli altri. Poi in questa operazione di mediazione e di adattamento anche a quelli che sono i concetti e le categorizzazioni degli altri, veniamo supportati, aiutati, ma anche limitati dagli strumenti culturali che abbiamo a disposizione. La conoscenza però è individuale, per cui il significato non si può completamente condividere con l'altro, anche perché l'esperienza è personale, ma nella comunicazione con l'altro poi si cercano dei punti in comune per andare anche a vagliare la possibilità di un'esperienza comune. Per quanto riguarda le applicazioni pratiche, il costruttivismo, specie nell'apprendimento, ha un grande significato. Infatti, da un punto di vista studio, il costruttivismo ci dice che la conoscenza deve avvenire attraverso la costruzione di schemi rappresentativi. Apprendere che cosa significa? Significa cercare di introdurre delle informazioni nuove a degli schemi già preesistenti, cioè a degli schemi che già fanno parte del background culturale dell'alunno. In ambito scolastico, questo si traduce con una sorta di negoziazione che deve fare l'alunno con i suoi compagni e soprattutto con il docente per apprendere nuove informazioni da inserire in questi schemi già preesistenti. A questo punto il ruolo del docente deve cambiare proprio significato, anche perché non deve essere più visto come colui che trasferisce soltanto delle informazioni, ma deve collaborare con gli studenti in maniera attiva in modo tale che le informazioni trovino corrispondenza con questi schemi già preesistenti. E questo quindi come si può tradurre all'atto pratico? Attraverso l'utilizzo di domande che non devono avere delle risposte predeterminate, ma che invece devono aiutare e favorire questo processo di costruzione di significato. Per favorire un apprendimento veramente significativo, il docente deve essere in grado di adottare anche la visione dell'alunno, proprio per predisporre questo apprendimento più efficace. Bene, con questo discorso sui costrutti personali di Kelly e quindi sul costruttivismo che rende veramente attivo il soggetto nel proprio processo di conoscenza della realtà, il mio video di oggi è finito. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.